Nelle ultime ore il naufrago dell'isola dei famosi Pietro Fanelli ha ricevuto un nuovo provvedimento da parte della produzione. Fin da quando è iniziata questa edizione dell'Isola dei Famosi, Pietro Fanelli ha sempre fatto parlare di sé per i suoi interventi e per la sua spiccata personalità. Ricordiamo che nella scorsa puntata del reality di Canale 5, il naufrago si era scagliato contro gli opinionisti e la stessa conduttrice dopo aver difeso Kadi Guai. Ecco che cosa aveva detto: "Tutto questo lo trovo esagerato e non mi piace per nulla. Non trovo giusto fare queste discussioni inutili e ancor più in questo contesto. Come mai? Perché se un morto di fame ruba un pugno di riso lo fa per un motivo? Non è giustificato forse dal fatto che sta morendo di fame? A me fa più ridere la gente che parla e che si diverte a guardare dei morti di fame per la fama. Quindi non siamo mica noi i cretini. Lei è una brava ragazza e non è che se ruba un pugno di riso per la fame allora è subito da condannare. Vergognatevi. Sì, vergognatevi voi, vergognatevi, Isola dei Famosi, provvedimento per Pietro Fanelli." Nelle ultime ore, però, il naufrago è finito ancora al centro dei riflettori per via di un provvedimento da parte della produzione. Tutto è iniziato quando il programma, in seguito al Cibo Gate, come punizione, ha deciso di togliere il fuoco a tutto il gruppo. Pietro Fanelli è stato mandato su un'isola deserta per una missione. Lo spirito dell'Isola dei Famosi gli ha garantito il fuoco e anche due pergamene per scrivere delle poesie. Tuttavia il ragazzo ha deciso di usare i due fogli concessi per mantenere acceso il fuoco, violando così le regole. A quel punto è intervenuta la produzione con un provvedimento. Lo spirito dell'isola è molto deluso. Le pergamene infatti erano state donate per alimentare la vena poetica, non per alimentare il fuoco. Cosa severamente vietata. Per punizione, dalla ricompensa promessa verranno tolti due pomodori. Ma Pietro, rimasto fermo sulle sue convinzioni, non si è pentito di aver trasgredito le regole. "Non mi sono pentito. Due pomodori in meno non fanno certo una tragedia. Dato che non sono capace di gestire il fuoco e sono un completo idiota per utilizzarlo, e anche per cucinare, io non ho mai cucinato in vita mia. Mi sono tenuto due fogli di carta e uno l'ho utilizzato per dare l'ultima speranza al fuoco e si è acceso. E incredibilmente sono riuscito a cucinare tutto il riso. Ho la forza adesso per scrivere. Se avessi preferito la poesia al mangiare in questo caso specifico, non sarei riuscito a scrivere. Quindi non c'è nessun problema. Ho fatto una buona scelta.